Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi in un nuovo appuntamento. Benissimo. In questo video vogliamo andare ad affrontare un argomento già trattato in un video precedente. Lo riproponiamo ulteriormente in quanto nel video che abbiamo trattato questo oggetto vi si trova inserito e il video dura diverse ore. Allora, per facilitare il tutto a colui che appunto segue i nostri video, vogliamo riproporlo in un unico video, un po' quello che abbiamo fatto col precedente video sul rapimento della Chiesa. Bene, in questo video andremo a trattare di nuovo io la chiamo, non sono l'unico a chiamarla così, la pluralità nel Yahweh. Quindi noi sappiamo che nel linguaggio veterotestamentario, nell'ebraico classico, nell'ebraico antico, nell'ebraico biblico, il Signore si è rivelato. E ci sono alcune rivelazioni che le possiamo comprendere solamente, unicamente, tassativamente, che andando a esaminarlo da un punto di vista scritturale, ma nel linguaggio originale. Io vi chiedo per cortesia di non spaventarvi, perché vi spiegheremo il tutto talmente tanto bene che veramente anche un bambino di pochi anni può comprendere quello che andremo a dire. Solamente dovete avere la pazienza di seguirci fino alla fine. Gloria a Dio. Bene, bando alla presentazione e vogliamo subito entrare nel vivo dell'oggetto. Quindi vi porteremo a navigare con noi come facciamo sempre. Ecco, ok, allora da questo momento vi trovate questo è troppo grande così, ok, a navigare con noi. Allora qui ci troviamo in Esodo capitolo 6 e leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quel che io farò a Faraone, perciò che sforzato con potente mano li lascerà andare, anzi sforzato con potente mano li caccerà dal suo paese. Oltre a ciò, e Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Apparvi ad Abramo, Isacco, Giacobbe sotto il nome di Dio Onnipotente, cioè il Shaddai. Ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di colui che è, cioè Yahweh. Benissimo. Allora, quando noi leggiamo questo passo qui, ok, che lo leggiamo in italiano, ci può dire tutto e nulla. Ma quando noi andiamo a leggere questo passo, alla luce del linguaggio originale, possiamo riscontrare alcune verità assai formidabili. Quando noi leggiamo qui colui che è, in verità qui c'è nell'originale un nome che è questo, Yahweh, Yod He Vav He. È grazie a questo qua che noi scopriamo che Dio è trino. Come farlo? Molto semplice. Andiamo nel testo della Torah, tu scrivi www.torah.it, poi a un certo punto ti ritrovi una serie di liste, che mo già ci siamo entrati, vai su testo della Torah e cadi qua. Qui c'hai Bereshit, Shemo, Vaikra, Bemidbar, Devarim, eccetera, eccetera. Apri appunto Vaera, Parashah Vaera di Shemot, e te trovi qua. Io già me la sono aperta. Eccola qua, Vaera. Bereshit, Vaera. Bene, io anche lavoro sempre anche con il mio cartaceo del testo originale, come faccio con la Bibbia in italiano, perché mi trovo veramente bene. Allora, qui leggiamo: indi Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Io mi mostrai ad Abramo, Isacco, Giacobbe, quale Dio onnipossente o onnipotente, ma tale quale significa il mio nome, il Signore, non mi feci conoscere ad essi. Nel linguaggio originale troviamo questa parte qua, si legge da destra a sinistra. Vogliamo leggerlo? Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elaiv ani Yahweh, Vaera el Avraham el Itzak
ve'el Yaakov ve'el Shaddai u'shmi Yahweh lonodati lachem. Benissimo. Allora, vorrei aprire una piccola parentesi. Questa parola qui, Vayedaver, la parola è questa. Dalet, bet, resh. Il verbo è davar. Davar significa parola. Da notare che il verbo nell'ebraico classico o biblico o antico è trino, salvo rari casi che ci sono verbi che non sono trini, che hanno due radici, ma normalmente il verbo è trino, la radice del verbo è trina. Poi si vanno ad aggiungere prefissi, suffissi, congiunzioni, articoli. Una parola può contenere una congiunzione, un articolo, un prefisso, la parola, il suffisso, e quindi trovi un parolone lungo così, ma la radice è piccola piccola così. Infatti qua ci abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5, ma la parola è questa qua, il verbo è trino. Siccome il verbo è Cristo, siccome la parola è Cristo, siccome verbo, parola, logos sono lo stesso, come dire, sono tre termini per parlare dello stesso argomento, il verbo, Cristo, la parola, il Logos, è venuto a farci conoscere il Padre e lo Spirito Santo, e lui è la terza persona della Trinità. Quindi noi ritroviamo la Trinità anche nel verbo biblico. Guardate caso, che ne pensate? Quando io ho scoperto queste cose, l'ho scoperte da solo, veramente sono rimasto sbigottito, per chi lo vuole accettare. Nulla è un caso, anche studiando la grammatica biblica apprendiamo molte cose. La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Quindi noi, imparando queste cose, studiando queste cose, per chi le vuole studiare, se no basta ascoltare, la nostra fede accresce. Tu pensi che magari non succede niente in te, perché magari molte persone pensano che succede qualcosa solo se sentono qualcosa. Qui non si tratta di sentire, qui si tratta che le cose avvengono, punto e basta, a prescindere da quello che noi sentiamo. Quindi imparando queste cose noi apprendiamo molto e la nostra fede cresce, gloria a Dio. Quindi Vayedaver, quindi davar è il verbo, è la parola, ed è al perfetto. Quando io gli metto davanti una yod diventa imperfetto. A sua volta, se davanti la yod gli metto una vav, che è una congiunzione, resta sempre la congiunzione, si scrive la congiunzione nella traduzione, ma a sua volta la vav ti trasforma il verbo da, ovvero da perfetto in questo caso, da imperfetto in questo caso a perfetto. Quindi davare è perfetto, con la yod è imperfetto, con la vav torna ad essere perfetto. Questo è un giochetto molto classico. Interessante notare, altro fattore, nella grammatica dell'ebraico biblico, che il tempo non è, che il verbo non ha tempo. E questo è bene che noi lo capiamo, così possiamo affrontare il nemico. Il mondo ufologico, la New Age, i massoni, il Scientology, tutta sta gente qua, i birilli de turno, che vanno prendendo Isaia 7,14 e dicendo no, ma lì troviamo il tempo non al futuro, ma al presente, eccetera, eccetera, eccetera. A noi non ci importa niente il tempo. Nella parola di Dio e nella profezia trova il tempo che trova, perché un tempo perfetto normalmente viene tradotto nei libri scolastici. Quando vai a studiare il verbo, il perfetto viene tradotto al passato, ma per paradigma. Questo lo si fa solo per paradigma. Poi, quando si va ad applicare, normalmente il perfetto viene tradotto con il passato, ma può anche essere futuro, può anche essere presente, viceversa con il imperfetto e con tutti quanti gli altri. Quello che conta nel verbo ebraico è l'azione compiuta, ovvero il contrario, incompiuta. Se l'azione è avvenuta o se l'azione non è avvenuta, è ancora continua nel tempo.
a prescindere il tempo perfetto passato o futuro. Ti dirò ancora di più. Nella profezia biblica è comune trovare una profezia al passato. Se tu leggi tutto il libro dell'Apocalisse, che è un libro profetico, è tutto al passato. Il libro dell'Apocalisse è un libro al passato. Eppure è profezia che è stata scritta 2000 anni fa e ancora si deve avverare tutto ciò che va dal capitolo 4 in poi. Che ne pensate? Quindi, come vedete, nella parola di Dio non si finisce mai di imparare. E quelli che magari ci danno addosso a noi, che trattiamo le lingue originali e che pare che non le possano vedere, sto parlando di gente di sana dottrina, che quando gli presentiamo le lingue originali gli vengono i capelli dritti, io non penso che il linguaggio che Dio ha scelto, che è questo, che è lo stesso, perché anche il paleoebreo che si scriveva in caratteri diversi, comunque cambiano i caratteri, ma il linguaggio è lo stesso. Perché poi quando andranno, poi c'ha due evoluzioni. C'ha una prima evoluzione che cambia da paleoebreo a un'altra forma e poi c'è l'ultima evoluzione che è quella appunto babilonica che prenderà questi caratteri qua, ma il linguaggio è lo stesso, il significato è lo stesso, le regole sono le stesse. Vayedaber Elohim el Moshe, davar è il verbo, davar significa parola, davar è parola, quindi e parlò, perché se fosse con la yod e parlerà, con la vav torna a essere perfetto normalmente, lo traduciamo al passato perché è un'azione compiuta. Vayedaber, e parlò Elohim el Moshe, a Mosè, e disse, amar è il verbo, 1, 2, 3, trino, la yod te lo porta all'imperfetto, la vav te lo riporta al perfetto. Quindi è il passato in questo caso. A Mosè e disse Elaib a lui. Ok. Interessante notare come la parola di Dio ci dice che Dio parlò a Mosè e disse a lui. Wow. Dio parla a Mosè e dice a lui, ma se stai a parlare con Mosè, basta scrivere Dio parlò a Mosè e disse, due punti, e cominci. Anigyave, no. Dio parla a Mosè e dice a lui. Qui ci sono molti insegnamenti, molti, chissà quanti, infiniti, la parola di Dio è infinita, ma adesso non ne tratteremo neanche uno perché esula. Però già che ci siamo, vi vogliamo dare un certo indirizzo di come scrutare la parola di Dio. Ogni parola ha un significato. Poi nel linguaggio originale addirittura ogni lettera ha un messaggio. Che può essere che è un messaggio dal numerico, dalla forma, dal significato, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando andiamo a fare gematria, attenzione a non andare poi nella numerologia, che è roba satanica. Distinguiamo sempre le cose. Quindi, Dio parlò a Mosè, a lui, ok? E disse a lui, disse, amare Dio. Ani Yahweh, io Yahweh. Qui, io Yahweh, si traduce come io sono Yahweh, perché c'è il costrutto. Nel costrutto dell'ebraico, ok, vuole la regola che Ani Yahweh, io Yahweh, si mette il verbo, quindi io sono Yahweh. Yahweh, questa qua e questa qua, eccola qua. Yod, He, Vav, He, eccola qua. Lo stai? Yod, He, Vav, He, e lo famo un po' più grande. Lo stai? Yod, He, Vav, He. Quindi io sono Yahweh. Benissimo. Allora, Vaera mi feci vedere, Vaera mi feci vedere. El A significa A verso per A,
El Avram, ed Itzak, vel Yaakov, be El Shaddai. Quindi io sono Yahweh. Mi feci vedere a Abramo, a Isacco, a Giacobbe, be El Shaddai. Questa è una preposizione, questo è il termine. El, nome, El, nome, Dio, El. El Shaddai, già ne abbiamo parlato in un video dedicato. Quindi, in El Shaddai, mi feci vedere in El Shaddai. Si traduce come El Shaddai. Bene. Ushmi. Qui è il termine è questo qua, Shem. Shem significa nome. Shem, nome. Ok, questa è la congiunzione, diciamo, e questo è il suffisso che yod, ireg yod, è il suffisso che indica me. Quindi ushmi, quindi shem, nome, i, suffisso io, me, u, congiunzione e nome mio, nome di me, Yahweh, di nuovo, lo, negazione, no, nodati, no, feci i, di nuovo, me, nodati, nodati viene da Yada, conoscere. Vi ricordate Eva e Adamo in Genesi 4? Dice Adamo conobbe Eva e Adam Yada Heva, quindi Adamo conobbe Eva. Però siccome appunto si va a formare una parola, la Yod va persa, viene la Nun con una Olem plena e quindi no dati io, quindi feci conoscere lachem loro, perché con he. Quindi qui praticamente tradotto il Signore sta dicendo, no? Il Signore parla a Mosè, eccolo qua, e dice a lui Elai, io sono Yahweh. E poi dice, ma io non mi feci conoscere a Abramo, Isacco e Giacobbe con questo nome, piuttosto mi feci conoscere come El Shaddai. Eccolo qui, El Shaddai. Domanda, perché il Signore a un certo punto, se noi leggiamo tutto quanto questo, no, noi vediamo che a un certo punto il Signore va da Mosè e gli dice, io ti farò vedere come tirerò fuori il popolo mio dall'Egitto con mano potente, in modo sforzato, e Faraone li lascerà andare, anzi userò la mia mano in modo veramente potente, molto molto sforzato, tant'è che lui stesso vi caccerà dal paese. Dopo tutto questo il Signore dice, però ti voglio dire anche un'altra cosa, caro Mosè, sappi che io non mi sono mai fatto conoscere ai vostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe con il nome di Yahweh, piuttosto mi feci conoscere loro come El Shaddai. Perché gli dice questo? È interessante tutto ciò, è molto interessante. Allora, se fosse vero quello che il Signore dice, ed è vero, ma parlo così per i nemici della parola di Dio, noi sappiamo che ci sono gli antitrinitari o gli adoratori del massone William Marion Branham, i cipollari e tutta questa gente qua che dice che non teme nessuno e poi dopo chiudono i commenti dei propri video, infatti lo vediamo come non temete nessuno, che sfidano tutti e non sono capaci neanche di fare, come dire, un'apertura dei commenti sotto i video o una semplice live, proprio non temono proprio nessuno, ma infatti poi dicono no, ma possono andare a commentare lì dove c'è la piattaforma di Google, quell'altra che nessuno conosce, ecco perché vi dicono questo, e poi quella a quanto pare non si può chiudere, se no chiudevano pure quella. Quindi i nemici della Trinità, della verità, la odiano talmente tanto, l'abbiamo smentita più non posso, gloria a Dio, e dicono un sacco di sciocchezze. Però noi possiamo vedere
perché la ritroviamo anche nell'Antico Testamento, proprio in questo caso nel linguaggio originale. Allora, se fosse vero, e parlo così per loro, ed è vero, ma parliamo così per loro, che il Signore non si mostrò, non si fece mai vedere a Abramo, Isacco e Giacobbe con il nome di Yahweh, non dovremmo mai vedere nell'Antico Testamento, quando leggiamo la storia di Isacco, Abramo, Isacco e Giacobbe, che il Signore si presenta a loro o che loro invocavano il Signore come Yahweh, se fosse vero. O sto dicendo una sciocchezza? Cioè, se qui il Signore mi dice io non mi sono mai fatto conoscere, io sono il Signore e apparvi ad Abramo, Isacco e Giacobbe sotto il nome di Dio Onnipotente, ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di Yahweh, colui che è questo, di Yahweh, non apparvi mai sotto questo nome, loro non mi conoscevano sotto questo nome, che è questo, eccolo qua, non dovremo mai trovare nei scritti che parlano di Abramo, Isacco e Giacobbe che loro conoscevano questo nome. Giusto? O so strano io? No, ditemelo. Quante volte ve lo devo ripetere? Bene, vogliamo vedere se è vero? Vogliamo vedere? Andiamo a vedere. Allora, io qui mi sono segnato i passi dove si trovano appunto le storie e lo vado anche a prendere nel mio linguaggio originale, così vi seguo col cartaceo. Allora, se io vado in Genesi 12:1, io qui leggo Vayomer Yahweh el Avram. Wow! Andiamola a cercare, così ve lo faccio anche vedere. Allora, qui è 12:1, perché io 12:1. 12:1. Allora, dove stai? Eccolo qua. Allora, 12:1. Lo facciamo più grande, che ci piace di più. Lo spostiamo un pochino di qua. Allora. Il Signore disse ad Abramo. Ok. Allora, qui c'è scritto Vayomer Yahweh El Avram. Ecco qua, di nuovo, il tetagramma. Eccolo qua, Yod He Vav He, che è lo stesso di qua. Yod He Vav He. Quando qui dice Ani Yahweh, Vaira El Avram El Yitzhak Ve'El Yaakov Ve'El Shaddai Ushmi Yahweh Lo Nodati Lachem. Non mi feci mai conoscere sotto il nome Yahweh. Però qui leggiamo che Vayomer disse Yahweh a Abramo. Quindi vediamo che Yahweh parlava con Abramo. Il Signore disse a Abramo Vayomer Yahweh el Avram. Quindi troviamo il famoso Yahweh Vayomer e il tetagramma. Ma io lo so quello che voi state pensando, signori antitrinitari. Questi video sono per insegnare ai nostri, quelli di sana dottrina, un po' di sana scrittura e a sua volta per denunciarvi, perché noi con questi video non vi convinciamo, ma vi denunciamo. E questi video faranno da testimoni un domani, quando ci sarà il giudizio finale. Perché Gesù ebbe a dire che la regina di Saba risusciterà e condannerà questa generazione. Quindi queste cose servono anche a questo, occhio, perché voi che siete antitrinitari non siete salvati, non vedrete la vita eterna, perché dite che Gesù è bugiardo. Perché quando Gesù è venuto e ha parlato del Padre, ha presentato il Padre, ha pregato il Padre e ha adorato il Padre, come vedremo, che voi dite che non è vero, poi lo faremo vedere noi, ha adorato anche il Padre, voi dite che quello non è vero, quindi state dicendo che Gesù, che è chiamato anche la verità, vedete, sono tutti attributi, Gesù è la via, la vita e la verità, sono attributi,
però si dice i nomi di Dio. Uno dei nomi di Dio o degli attributi di Dio è verità, e tu dici che Gesù sta mentendo. Tu antitrinitario, se non accetti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non vedrai mai la vita eterna. Quindi qui vediamo che Vayomer Yahweh el Avram, parlò Yahweh a Abramo. Qualcuno, adesso voi già lo so dove andrete a parare. Lì sta dicendo, sicuramente direte questo, che il Signore, che si chiama Yahweh, parla ad Abramo. Ma non c'è scritto che Abramo sapeva che il Signore si chiamava Yahweh, giusto? Perché questo pensate voi. Perché? Perché avete la mente di Satana. Perché non realizzate che se la scrittura ti dice Vayomer Yahweh el Avram, parlò Yahweh a Abramo, è normale che Abramo conosceva il Signore con il nome di Yahweh. È normalissimo, ma siccome voi siete traviati, allora negate questo. Va bene, e noi stiamo al vostro gioco. Va bene, se è così. Ti voglio far notare un'altra cosa che va a favore di questa rappresentazione. Si trova, lo sono scritto qua, Genesi 17, sempre. No, sempre. Genesi 17 lo vado a prendere nel mio testo originale, dal 19 al 21. 19 21, eccolo qua. Allora, quando il Signore dice praticamente nel verso 19, a metà verso, dice Vaha kimoti el beriti ito livrit, che livrit viene da berit, livrit, olam, per sempre, le zarò Acharaib. Quindi praticamente qui il Signore, vabbè, sta nel verso 17, nel capitolo 17, vediamo se riesco a trovarlo, capitolo 17, ecco qua, verso, abbiamo detto 19, nel verso 19 il Signore dice, non c'è bisogno che lo leggiamo nel linguaggio originale, dice, e Dio gli disse, ma Sara, tua moglie, deve partorirti un figlio, cui porrai nome Isacco. Io fermerò la mia alleanza, ovvero il mio patto, berití, patto mío, alleanza berit, perenne, olam, per la sua discendenza dopo di lui. Eccolo qui. Et berití ito livrit olam, quindi berití, nome mio, alleanza, patto, accordo, testamento, nome mio, benissimo, sì, nome mio, patto mio, gloria a Dio. Bene, quindi beriti, patto mio, ito, con lui, levrit, quindi il patto, l'alleanza, l'accordo, olam, eterno, per sempre. Ok, adesso io ti faccio, a proposito di quello che abbiamo detto prima, noi abbiamo detto prima che Yahweh parlò con Abramo e che questo comporta che Abramo conoscesse il nome di Dio Yahweh. Tant'è vero questo che qui il Dio sta facendo un patto con Abramo. Nella parola di Dio troviamo sette patti. E un patto, va bene, abbiamo fatto il video sui sette patti, potete guardarlo. Quindi se Dio va a fare un patto, ed è un patto olam, un patto eterno, un patto per sempre, gloria a Dio, ti pare che Dio va a fare un patto eterno che poi andrà a finire nell'ultimo patto, che è il settimo pattico, è il patto di Gesù, il patto del chiamato, conosciuto da noi come il nuovo patto, il nuovo testamento, il nuovo accordo, la nuova alleanza, cioè il nuovo berite,
e Dio non gli fa conoscere noi, il suo nome al suo popolo, ai suoi figli Abramo, Isacco e Giacobbe come Yahweh? Secondo te? Ti pare che non lo fa? Secondo voi? No. Benissimo. Allora, se fosse vero quello che voi dite, se fosse vero, non dovremmo mai trovare che loro conoscevano il nome Yahweh. Ma se troviamo che loro invocavano il Signore pronunciando questo nome, allora significa che loro invece conoscevano il Dio col nome Yahweh. Quando qui abbiamo letto lo nodati, lachem, eccolo qua. Ushmi, nome mio, Yahweh, lo nodati, lachem, con nome mio, Yahweh, non mi feci mai conoscere loro. Quindi se noi troviamo che loro invece lo conoscevano con il nome di Yahweh, possiamo vedere che invece non sarebbe vero quello che c'è scritto là, anche se resta vero quello che c'è scritto là. Ma allora come si risolve il grattacapo? Bravo, perché Dio non può mentire, vero? In questo siamo tutti d'accordo, che Dio non può mentire. Perché non può mentire? Perché Dio, perché Lui è la verità. E perché deve mentire il Signore? Tanto più che Lui è la verità assoluta. Vogliamo andare a chiudere questo discorso e vogliamo andare, allora, al capitolo 27, lo vado a cercare qui nel mio testo, capitolo 27, verso 20. Capitolo 27, verso 20. Dove sta? Ecco qua. Allora, dice Vayomer Yitzhak el beno ma ze micharta linso beni Vayomer ki chikra Yahweh Eloheja lefanai. Quindi, ok, verso 27, ecco qua, quindi 27, 25, 26, 27, ecco qua, verso 20, verso 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Isacco disse a suo figlio, Isac el Benò, Isacco disse a suo figlio, ma zè chi questo mi cartà? Ok, affrettasti l'imstò a trovare figlio di me. Ok, l'imstò benì, vaiomer e disse, ok, chi poiché chicra fece capitare Yahweh, eccolo qua, Yahweh. Quindi perché, quindi poiché fece, poiché o fece o perché, vabbè, poiché fece capitare questo, fece chi poiché fece capitare Yahweh Eloheja, Dio di te, davanti a me. Ok. Quindi cominciamo a vedere che Isacco disse a suo figlio, che cosa è mai, figlio mio, che facessi sì presto a trovare? E quegli disse, perché il Signore Dio tuo mi fece fare felice incontro. Quindi qui vediamo Giacobbe, eccolo qua, parla a suo padre, io sono Esaù, tuo primogenito. Or via, siedi e mangia dalla mia cacciagione affinché l'animo tuo mi benedica. Isacco disse a suo figlio, che cosa è mai, figlio mio, che facesti sì presto a trovare questa preda? Inteso. E quegli gli rispose, perché il Signore, il Dio tuo, mi fece fare felice incontro. Bene. Cioè, mi fece capitare questa cosa,
gloria. Quindi quando noi leggiamo questo, lui nomina il Signore Yahweh Eloheiha, Yahweh il Dio tuo. Davanti a me mi fece capitare questa cosa. Perché mi fece capitare questa cosa qui? Ecco perché. Cioè mi fece capitare questa cosa qui. Yahweh Eloheiha, El è nome di Dio, Eiha, ok? Il Dio tuo, El o Eiha, ok? O Eloheiha, forse è meglio dirlo perché quando c'è, diciamo, questa E qua, normalmente la Yod non si pronuncia. Mentre invece se ci fosse stato uno Zere, allora sì. Vabbè, ma mo adesso ste piccolezze. Eloheiha, Lefanai. Quindi il Dio di tuo, il Dio tuo, mi fece capitare davanti a me. Lefanai, davanti a me, ai. Quindi noi possiamo vedere che a un certo punto sia Isacco e sia Giacobbe conoscevano il nome Yahweh. Isacco, Giacobbe conoscevano il nome di Yahweh. Quindi possiamo vedere che a un certo punto qui il Signore dice: io non mi sono mai fatto conoscere Abramo, Isacco e Giacobbe con il nome di Yahweh, e quindi qui invece vediamo che sia Giacobbe che Isacco, che sto di Isacco, che Abramo, scusate, Giacobbe, sia Giacobbe che Abramo, perché poi no, sia Giacobbe che Isacco, scusate, conoscevano il nome di Yahweh. Anche Abramo è scritto che pregava e conosceva il nome di Yahweh, dove è scritto in Genesi 14, 22 e Genesi 13, 4. Se io vado in Genesi 13, dove sta Genesi 13? Genesi 13. Se io vado in Genesi 13, che è questa Genesi 13? Sì, questa qua. Genesi 13, questo è il 12, questo è il 13. Eccolo qua, Abramo partì dall'Egitto, ma che verso è? Genesi 13, 4. 4. E Abramo predicò ivi il nome del Signore. Allora, Gimel Dalet, Dalet è il verso 4, eccolo qua. Vaikra Shem Avraham Beshem Yahweh, eccolo qua. Benissimo. Quindi noi possiamo vedere che Abramo anche conosceva il nome di Yahweh, perché invocava e predicava il nome di Yahweh. Allora, se io vado, allora, è il verso 4, sì, Vaikra, perfetto, Vaikra invocò Sham la Avram, Abramo, Beshem, Shem è nome, in nome o nel nome, il nome di Yahweh, gloria a Dio. Quindi noi possiamo vedere che Abramo conosceva il nome di Yahweh. Possiamo vedere che
sia Isacco che il verso 20, sia Isacco che Giacobbe conoscevano il nome di Yahweh, gloria a Dio, e quindi con questi versi abbiamo potuto dimostrare ci sarebbero anche altri versi. Per esempio, Genesi 28:16 è scritto che Giacobbe si svegliò e disse: certamente qui c'è Yahweh. Se io lo vado a prendere qui per fare prima, Genesi 28:16, nel cartaceo faccio prima, Genesi 28:16, giusto? Sì, mi sono scritti. 28:16, allora vai Katz, Yaakov, Mishnato, Vayomer, Achen, Ish, Yahweh. Quindi quando lui si sveglia dal sonno, dice: certamente qui c'è Yahweh. Questo è scritto in Genesi 28:16. Genesi 28. Ecco qua. Genesi 28:16. Ovviamente qui non c'è. Giacobbe, svegliatosi dal sonno, disse: c'è dunque, gloria a Dio, c'è dunque in questo luogo il Signore, c'è dunque il Signore in questo luogo. Benissimo. E infatti, Achen Esh Yahweh. Perfetto. Quindi certamente c'è Achen, eccolo qua, Achen, certamente esce Yahweh, gloria a Dio, in questo luogo. Bemakom, Hazè è la parola, è questo, Ha è l'articolo, il questo. Però vabbè, in questo luogo c'è Yahweh. Dove sta il tetagramma? Eccolo qua, Yod-He, Vav-He. Quindi possiamo vedere, poi ce ne sono tanti altri, possiamo prendere Genesi 28:9, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, se ci mettiamo a girovagare per tutta quanta la scrittura, gloria a Dio, ci possiamo rendere conto, grazie a Dio, che a un certo punto Abramo, Isacco e Giacobbe conoscevano Dio, invocavano Dio, pregavano Dio, predicavano Dio, usando il nome di Yahweh. Quindi, quando noi qui leggiamo Genesi, non è Esodo, io mi mostrai a Abramo, Isacco e Giacobbe qual Dio onnipossente, ma tale quale significa il mio nome, il Signore, non mi feci loro conoscere. Vayedaber, Elohim, El Moshe, Vayomer, Elaiv, Ani Yahweh, Vaera el Abraham, el Isaac, ve Jacobbe, el Shaddai, Ushmi, Yahweh, l'ono dati lachem. Quindi, Ushmi, nome mio, Yahweh, no, l'ono dati, feci conoscere lachem loro. Qui il Signore ha detto: io non mi sono mai fatto conoscere ad Abramo, Isacco e Giacobbe con il nome di Yahweh. A me, Abramo, Isacco e Giacobbe non mi hanno mai conosciuto con il nome di Yahweh. Ma quando io vado sempre nel Pentateuco, nella Torah, a ritroso, nel libro precedente, chiamato Bereshit, cioè la Genesi, trovo che Abramo, Isacco e Giacobbe conoscevano il Signore con il nome di Yahweh, invocavano il Signore con il nome di Yahweh, predicavano il nome, il Signore, utilizzando il nome di Yahweh. Perché qui il Signore dice una cosa e a ritroso ne trovo un'altra. Può il Signore mentire? No. Ha mentito il Signore? No. Ha detto una falsità al Signore? No. E allora come si spiega questo? Che qui sta parlando una persona della Trinità, mentre invece
Abramo, Isacco e Giacobbe ha parlato un'altra persona della Trinità, perché il Padre Yahweh, il Figlio è Yahweh, lo Spirito Santo è Yahweh e Dio e la Trinità è paritetica. Nessuno è più grande dell'altro, altrimenti non sarebbe Dio. E quando leggiamo che il Figlio è più grande e più piccolo del Padre, che il Padre è più grande del Figlio, questo in virtù del fatto che il Figlio si è abbassato. Per prendere un corpo come il nostro, e ovviamente prendendo un corpo come il nostro si è limitato, ma di questo ne abbiamo già parlato nel video dedicato intitolato La Trinità o qualcosa del genere. L'abbiamo rifatto ultimamente. Quindi, certamente, è apparso il Signore ad Abramo, Isacco e Giacobbe e gli ha detto io sono Yahweh, mentre invece è apparsa un'altra persona della Trinità a Mosè e gli ha detto io sono Yahweh e io non mi sono mai fatto conoscere a loro come Yahweh. Tutto questo lo possiamo vedere nel linguaggio originale. Senza andare al linguaggio originale, se io vado qui e vado in Isaia, che era 48, Isaia 48.16, il Signore parla e dice: accostatevi a me e ascoltate questo. Qui è Dio che parla. Dal principio io ho parlato di nascosto, dal tempo che la cosa è stata, io vi sono stato, qui è Dio che parla, e ora il Signore, il Dio e il suo Spirito mi ha mandato. Come vedete, certe cose le troviamo solo nel linguaggio originale, ma la Trinità rivelata dalla stessa parola, perché la parola rivelata è la parola scritta, la parola è questa. E a proposito di quelli che dicono che il Dio, tipo i cipollari che dicono che Gesù non ha mai adorato il Padre, gli voglio ricordare ai cipollari che li riconoscete i cipollari perché hanno i capelli un po' lunghi, bianchi bianchi, gloria a Dio, e pregare qualcuno è sinonimo di adorare, e se tu non confessi questo non puoi dare addosso a chi, che ne so, dice ma io prego Maria, ma pregare, ma io non l'adoro. No, perché pregare è adorare. Come discorso di religioso, ovviamente tu puoi anche dire ti prego fammi questo favore, ti prego mi vai a comprare un litro di latte a tuo figlio, ma quello non è un discorso religioso, io parlo a livello biblico, a livello di religione, ok, nel senso buono del termine. Quindi pregare qualcuno è adorare. Ecco perché tu non puoi pregare nessuno fuori Dio, fuori il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché pregare è adorare. Ad ogni modo, Gesù ha mai adorato il Padre? Gesù ha mai adorato il Padre? Vediamo. Se io vado in Matteo 11.25, in quel tempo prese a dire, io ti rendo gloria e lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Lode e gloria. Qualcuno storcerà il naso e dirà, sì, fratello Alessio, ma nelle altre versioni non appare. Come vedete, noi vi diciamo tutto, non vi prendiamo in giro. In quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, la riveduta lo porta, ma non porta gloria, io ti rendo lode,
io ti benedico, va bene, ma qui però, gloria a Dio, no, c'è qualcosa che non va, e infatti, e no, nel linguaggio originale dice Gesù e i pen disse exono logomai, sta per rendere lode, rendere adorazione. Infatti, se tu vai in Luca 10.21, qui dice: in quella stessa ora Gesù giubilò in spirito, disse: io ti rendo onore e lode, o Padre. Troviamo di nuovo la parola exonologomai. Infatti, se io vado a prendere le altre versioni, in quella stessa ora Gesù giubilò in spirito e disse: io ti rendo lode e onore, o Padre. Disse: io ti rendo lode, o Padre. Io ti rendo lode, tutte quante portano. Io ti rendo lode, io ti rendo lode. Gloria a Dio. Bene. Considerate che spesso c'è divergenza tra il Diodati e le altre. Perché? Perché purtroppo la gente è ignorante. Il Diodati ha tradotto da un Textus Receptus, mentre invece le altre hanno tradotto da, per esempio, il Sinaiticus, che è del 325. Di queste cose ne abbiamo già trattato. Poi c'è da tenere presente che ci sono anche papiri, piccoli frammenti che vengono presi in considerazione. Gloria a Dio. La somma di tutto questo, che sono perfettamente uguali, quando questo mondo ufologico vi dice che ci sono tot differenze, che i manoscritti non sono uguali, non è vero. La differenza dei manoscritti l'uno con l'altro cambia il contesto biblico dello 0,4%. Una virgola, un punto, una cosa, una sciocchezza, un'inerzia. Queste, vi dico anche quante sono le divergenze tra un manoscritto e l'altro, sono circa 700, non vi fate prendere in giro, non sono di più, circa 700, che cambiano il contesto dalla Genesi all'Apocalisse dello 0,4%, neanche l'1%, ma vi rendete conto? Quindi il Diodati ha usato il Textus Receptus, altri hanno usato il Sinaiticus, ci sono, ecco perché poi uno si aggiorna, fa cosa, vi stanno letteralmente prendendo in giro. Quindi il Signore Gesù ha adorato il Padre, il Signore Gesù intanto ha pregato il Padre. Quindi pregare è sinonimo di adorare, punto numero uno. Secondo, poi, Gesù ha adorato il Padre? Sì, Gesù ha adorato il Padre. Poi hanno detto questi cipollari antitrinitari, vatte la pesca, adoratori del massone William Marion Branham, tutta sta gente qua, hanno detto: noi troviamo sempre la Trinità sotto, diciamo, su e sulla terra, ma non la troviamo mai sul cielo. Gli abbiamo fatto vedere là in Apocalisse 5, dove vediamo che l'agnello prende il rotolo dalla mano di colui che sedeva sul trono. Non sanno, questi qua non vedranno la vita eterna, stanno prendendo in giro. Infatti noi vediamo che mentono spudoratamente, chiudono i commenti, hanno paura di tutto e di tutti, sfidano tutti, ma poi scappano se pur a caso qualcuno li dovesse dire: vabbè, famo sta sfida, ma non,
per carità di Dio, uno che chiude i commenti, ma che credibilità te può dare? E sono aggressivi, dicono parolacce, te mandano, te scrivono che te vengono a menare. Questa gente qua, antitrinitaria, branamiti, non tutti, sono così, alcuni, per carità, non facciamo di tutta un'erba un fascio, soprattutto i branamiti che stanno dalla parte della Calabria, perché quelli che stanno dalla parte della Sicilia, per quella che è la mia esperienza, non sono violenti affatto. Ma quelli che stanno dall'altra parte della Calabria, per intenderci il Cipollaro, sì, quelli lì sono violenti, nel senso che poi abbaiano, non fanno niente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la Trinità, sì, la Trinità è biblica, e quando andremo su nel cielo, chi vedremo? Semplice, vedremo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il libro dell'Apocalisse ci descrive il cielo in maniera veramente palese, chiara. Chiudo. Ok, e questo è stato il video, cari amici in ascolto. Speriamo che questo video sia stato di aiuto per voi. Gloria a Dio, no? È importante conoscere anche quello che dice la parola di Dio nel linguaggio originale. Non scappate, quando sempre solite domande, ecco un altro: chi sono quindi i santi durante la grande tribolazione? Io mamma di te, ecco un altro che dice che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, ma a questo manco gli rispondo. M'hanno stancato le domande sciocche. Senti, guardatevi i video, volete risposte? Guardatevi i video, ho già risposto, manco gli rispondo, non gli rispondo, non voglio sapere niente. Ah, via, cancella e te guardo neanche, ma per carità di Dio. Chi sono i santi durante la grande tribolazione? Io mamma di te. Va bene? Bene, cari amici, guarda, sta apologetica, cari fratelli. Vuoi passare qui la grande tribolazione? Ma per carità di Dio, ma accomodati. Salutami 144.000, un bacio grande ai due testimoni. Ma chi ti dice niente? Ma abbraccialo l'anticristo, bacialo, ma fa quello che ti pare. Va bene, cari amici, se volete accettare, il discorso è questo, se lo volete accettare. Se non lo volete accettare, restate quello che siete, restate antitrinitari. Passate qui la grande tribolazione, che ne so, volete dire che Gesù non è Dio come fanno alcuni che dicono che era? Ma fate quello che vi pare, alla fine noi, una volta che abbiamo fatto il video, abbiamo spiegato le cose, abbiamo pregato, non è che noi possiamo convincere del peccato, però questi video servono come denuncia, il Signore ci comanda di farli, e servono anche per insegnare la Chiesa, gloria a Dio. La Chiesa deve sapere queste cose. Detto questo, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, grazie per averci seguito fin qui, se il Signore vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.